Tanto pianoforte per il maestro Ludovico Einaudi. Ma prima di addentrarci negli stili di vita, volevo salutare anche un nostro caro nuovo corretto che si è appena connesso con noi e mi scrive sulla mia chat privata, complimentandosi per la trasmissione per noi due, e mandiamo un grandissimo saluto al nostro caro amico Andrea Rovida. Andrea, un saluto con un raggio di sole appena spuntato per te. E ciao Andrea, anche da me. Continuiamo appunto con gli stili di vita, ma gli stili di vita non è solo, come dicevamo, ambiente, ecologia, eccetera, ma sono anche, per esempio, un argomento come lo sport. Esatto. Io proprio qualche giorno fa ho scritto, in virtù di ufficio stampa di Radio Plastic, un articolo a mio avviso molto interessante, ma non perché l'ho scritto io, proprio per il fenomeno Fight Club che sta spopolando ora nelle palestre. Quindi parliamo proprio di nuove tendenze. Nuove tendenze, insomma, per buttare giù qualche chiletto, dato che ci apprestiamo alla stagione buona, speriamo che arrivi, e dobbiamo rimetterci in sesto, quindi tra diete, palestra, appunto, per arrivare a questa famosa prova costume, va in voga anche la box. No, in realtà questo stile di allenamenti sono in realtà proprio per ritrovare, al di là della prova costume, per ritrovare un equilibrio fisico-psichico, un equilibrio, un fisico benessere, e mentale. Ecco, esatto, un benessere mentale e fisico, entrambe le cose. Intanto si parte con la box, ma anche tutte le sue varianti di kickboxing, aerobox, Krav Maga, eccetera, arti marziali, purché c'è un avversario da colpire, quello è l'importante, ma questo è una battuta. In realtà non siamo di fronte a Rocky Balboa, a Bruce Lee o a tutte persone normalissime. Sono le donne, quelle ragazze e ragazzi come noi, ma molto più le donne. Molto di più le donne, spopola dai dati, dove c'è un aumento delle donne che, mentre prima seguivano salsa, latino, salsa, la famosissima zumba, quindi ritmi più caraibici. E questo, esatto, ora sembra superato, cioè superato in parte, perché ovviamente si continua a fare tutti questi allenamenti in palestra, però va molto di moda il cosiddetto, io l'ho voluto dare questo termine riassuntivo, Fight Club ispirandomi anche un po' al film cult del 99 di Brad Pitt, però in realtà chi è l'identikit di queste persone che segue ora queste nuove discipline? Cioè, se pensiamo all'immagine tutto muscoli e bellezza, ce la dobbiamo dimenticare, perché in realtà sono persone che, come dicevamo prima, vogliono acquisire un benessere fisico e psichico, però è anche gente che vuole acquisire sicurezza, che vuole imparare ad autodifendersi. Sì, chi cerca appunto questo equilibrio per scaricare anche la tensione, o chi sceglie una disciplina che ti aiuta a
tonificare, debellando nel frattempo anche lo stress. E io certo. voglio fare una rivelazione proprio a te e anche a tutto Caffè Noir Corretto, perché io e Ale per anni, insomma, Ale da un annetto, ma adesso dobbiamo riprenderlo, però io per 2 o 3 anni, insieme anche alla mia amica Cristina, abbiamo effettuato una specie, diciamo, di questa box, un'alternativa di tutte queste discipline che hai citato tu, che si chiama Cardio Combat, simile all'Aero Combat. Si fa al saccone, si fa invece con i guantoni, con delle fasce bendate, impari a tirare calci e anche pugni al ritmo proprio di musica, quindi si chiama un'attività cardio, quindi molto aerobica, molto veloce, a tempo di musica, imparando a tirare questi calci e pugni. E io, più che fare la rivelazione, sono già rivelata, perché ecco la tua foto. Sono la ragazza della foto nell'articolo, e per tanti anni io ho fatto box, tanti anni fa, circa 10 anni fa ho praticato molto la box, e poi in questi ultimi anni in palestra ho fatto invece molta fit box, che è un po' diverso. Molto diverso. Però diciamo il principio è sempre quello: scaricare le tensioni e combattere, seppur in un luogo, in un territorio neutro come le palestre, ha un significato molto profondo. Insomma, vuol dire mettersi alla prova, mettersi alla pari degli uomini, significa ottenere anche risultati nello sport e nella vita. Quindi, cari corretti, dietro alla trasmissione velata di Caffè Noir Corretto si nascondono una rouge e una noir dall'animo un po' boxer. Molto boxer. Quindi molto aggressive, anche se sembriamo due angioletti, si nascondono questi animi un po' combattivi dentro di noi. Siamo delle donne agguerrite. E insomma, salutiamo qualcun altro che si è collegato. Ecco la Valentina Galdo che ci dice: non ho capito, ma trovate marito? Ma no, Vale, insomma, ci proviamo, facciamo di tutto un po'. Noi in realtà abbiamo lanciato l'idea proprio stamattina in diretta di questa nuova rubrica, si chiamerà Sex and the City, e in cui ci potrete parlare delle vostre confidenze più oscure, chiederci consigli, problemi di cuore, ma non solo, quindi anche dubbi, curiosità, qualsiasi cosa. Quindi se hai delle chicche, delle domande, qualsiasi cosa ci vuoi raccontare, non solo tu ma anche tutti i nostri ascoltatori, noi siamo qui a provare a darvi le nostre perle in diretta. La rubrica si chiamerà Rouge Noir, ma Sex and the City, l'ho detto ora in diretta. Ho detto adesso. Però daremo poi le mail dove ci... O anche direttamente in chat. Sicuramente ci potrete seguire. Diamo adesso un'altra. Ci organizzeremo meglio, vai, per la prossima. E lei ci scrive, quindi va bene, vi esaurirò. Non c'è problema, care Vale, puoi iniziare a sparare da stamattina. Mancano ancora 20 minuti alla fine della trasmissione. Nel frattempo, parlando di box, articoli, donne aggressive, non donne combattive, io lancio un'altra bella canzone. Ve la lanciamo proprio da stamattina, che una canzone di qualche tempo fa, Gianni Morandi, Uno su Mille ce la fa. Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere. Devi contare solo su di te. Uno su mille ce la fa. Ma quanto dura la salita? C'è la vita, il passato non potrà tornare uguale mai. Forse meglio, perché no, tu che lo sai. Non hai mai creduto in me, ma dovrai cambiare idea. La vita è come la marea, ti porta in secca. Come la luna va, non ho barato né beffato mai.
mai. E questa sera ho messo a nudo la mia anima. Ho perso tutto, ma ho ritrovato me. Uno su mille ce la fa, ma come dura la salita? In gioco c'è la vita. Tu non sai che peso ha questa musica leggera. Ti ci innamori e ti va, ci puoi morire quando è sera. Io di voce ce ne avrei, ma non per gridare aiuto. Nemmeno tu mi hai mai sentito. Mi son tenuto il mio segreto. Tu sorda, io ero muto. Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere, finché non suona la campana. C'è la vita, vita, vita. Uno su mille ce la fa. E tu dovrai cambiare idea. La vita è come la marea. Uno su mille ce la fa.